E benvenuti ragazzi in un nuovo video su WWE 2K23. E oggi sono in compagnia di Saroski. Il grande ritorno. Il grande ritorno lo fa col botto, perché ragazzi oggi andremo a giocare il main event dei main event, ovvero il main event di WrestleMania 39. Il main event, bisogna dirlo, è il main event più importante del secolo, ragazzi. Roman Reigns contro Cody Rhodes per il titolo WWE Universal Championship. Abbiamo messo il titolo, ragazzi, quindi si parte. Io sono, non mi ricordo più chi Roman Reigns. Credo, non lo so. Sì, se non sbaglio sì, ho preso Roman. Mentre Cody Rhodes, la Saroski. Siamo a WrestleMania, ragazzi. Abbiamo messo anche l'arena di WrestleMania 39. Pronostici. Solo per voi. Pronostici. Iniziamo a fare i pronostici. Perché abbiamo visto lo show, i match, come sono formati e ragazzi, c'è tanta, tanta roba, tanta carne sul fuoco. Interessante. Esatto. Vi ricordo che la prima parte di WrestleMania inizia oggi alle 2 del mattino, orario nostro, orario italiano, mentre la seconda parte, che è quella dove c'è appunto il main event di Cody Rhodes, esatto. La seconda notte, Cody Rhodes contro Roman Reigns, sarà domenica notte alle 2, sempre alle 2 del mattino. Noi ci portiamo avanti e faremo il match più importante delle due notti alla fine. Tanto atteso, esatto. Ricordiamo che Roman Reigns è il campione discusso da raga non so da quanti tempi. Giorni. Io ero piccolo, mi ricordo, tipo 900 giorni, tipo. Lo sfidato a cielo. Sì, no, 900 sì. Giorni, scioccante. Veramente saltiamo, perché noi vogliamo andare direttamente al succo del match. Abbiamo scaricato l'arena di WrestleMania 39. Dai, non è brutta. No, carina. Grande, ecco, occasione per Cody. Vedi, lui entra con tutti e due i titoli. Però, in palio, quale c'è? Il blu o il nero? E se qual è, perché? Ma è De Martino o Di Martino? Non l'ho capita questa. Per pochi intenditori. Va bene. Per pochi intenditori. Roman, ti salto. Quindi devo difendere il titolo. Ma no, ma secondo te certo? No, perché mi... Cioè, sono venuta qui appositamente per questo. Stavo pensando per farti il culo quadrato, per conquistare finalmente il titolo. L'occasione della vita per Cody Rhodes. Allora, se dovesse vincere... Vai, il padre? Ma che cazzo il padre? Se dovesse vincere... Non lo so! Se dovesse vincere Cody... Oddio, che brutto. Non era così brutto. È vero? Un bel fringuello. Raga, ma forse mi è partita la scheda video. Se dovesse vincere... è brutto, mica, guarda. Ma che c'è? Magari non mi ha caricato la roba. Sto male. Vabbè, stai dicendo, scusa, sì, ti interrompo. Vabbè, ho perso il film, non ricordo più cosa. Se dovete vincere Cody Rhodes, le esci. Cioè, all'apice della sua carriera, praticamente. Ragazzi, siamo tornati al tempi della DX qua, dove c'era Triple H che ti guardava, ti minacciava con lo sguardo e ti diceva: fammi vedere le tits. Va bene, guardalo, lo guarda bene, lo vede. Lo annusa. Lo annusa. Cody ha solo un obiettivo. Do you smell what the belt is cooking? Se ci sarà un'apparition. Mica, il pacco è sflashante, però. Fammi un attimino pompare. Allora, secondo me ci sarà. Perché? Perché siamo a Hollywood. Certo. Però sai cosa? Promuovo un film? No, sai cosa? Secondo me potrebbe... Eccolo! Ha fatto la figura di merda a WrestleMania. Che secondo perché me... Perché sei partita a mille? Chi ti ha dato il permesso? Perché non siamo a WrestleMania. Non perdi tempo? Non ho messo Paul Heyman come manager. È bel coglionazzo. Mi sono dimenticato. Vabbè. Ah, sai cosa ti posso dire? Che secondo me potrebbe anche non uscire. Chi? Fai schifo, sei in live, cazzo. Chi? The Rock, perché sarebbe scontato. Siamo a Hollywood, siamo a Los Angeles, è scontato che lui esca. Capito? Per quello secondo me potrebbe non uscire. Allora,
Probabile, magari quest'anno ha deciso di... Incitiamo un po' la folla, no? Comunque il bianco del ring è... Mamma mia, sta avendo... È proprio... Riprende. È proprio sfleccante. Non si arrende. Oddio, cos'è questa cosa? Mamma, aggressivo Cody. Qui Cody se la gioca tutta. Chissà se il papino Dusty è in prima fila. Sta guardando. Non lo so se è morto, non lo ricordo sinceramente. No, quindi potrei fare una gaffa. Penso sia ancora vivo. Ma penso sarebbe sia molto fiero di lui. Penso sia ancora tra noi, solamente che... Allora, ricordo che poi per un periodo si è... Dusty. Dusty. Per un periodo si allontanò dalla WWE Cody. Sì. Volete sì. No? Ma sbaglio avevamo... Non ho modificato il... Garogna. No! Me l'hai parata! Vabbè. Qui mica sa pettinare le bambole. Aia. O le trecine che ti ritrovi. Vabbè però, dai. Un salutino a Roman. Bella, che effetto. Bella questa mossa, mi è piaciuta. Do you smell? Oddio, cos'è? Mossettina special. Ohia, la mossa speciale mi ha fatto fuori dal carina, ring. Carina, chiaramente. Ah, è vero che mi puoi schienare. Oddio. Scaldiamo gli animi qui. Che effetto di nuovo. Ma mi fai sempre questa. Vabbè. No, l'ho missato. Bello. Bello, complimenti. Comunque sì, questo si presume che sia uno dei migliori match di WrestleMania. Secondo me lo stanno pompando un po' troppo. Un po' di hype, magari. Sì. Secondo me lo sapevo. Te l'ho parato, la mossa finale? Sì, anche se non schiacci nulla te la para a prescindere. No, non era la mossa finale. Quindi... Allora, secondo me c'è un po' troppo hype per questo... No, te la posso ribaltare, vaffanculo. Per questo match. No, mi stai schienando, figlio di baga. Secondo me c'è troppa roba, troppa... Troppa roba? Troppo hype? Sì, perché... Cioè, non... Ripeto. Ma dai! Ma come cazzo? Bisogna mantenere la concentrazione. Madonna, Roma. No, sono uscito io, il capolo. Cioè, io se devo paragonare davvero questi due lottatori a magari superstar più vecchie che hanno fatto main event più importanti, cioè non sono nemmeno da paragonare. Okay. No, vabbè, certo. Quindi magari, cioè, ormai si è creata un'atmosfera un po' diversa rispetto a, che ne so, qua di 10 anni fa. Quindi... Oh. Ma per carità, magari può essere un veramente un match storico, però... Beh, magari abbiamo aspettative differenti, cioè c'è chi si aspetta... Allora... Ah, sicuramente... Potrebbe diventare un match classico, diciamo. Sicuramente non sarà un match... pulito, perché sicuramente entreranno... Ci saranno interferenze, ci sarà di mezzo Paul Heyman, o magari solo Sikoa, o gli Usos, cioè ci sarà qualcosa, secondo me succederà Attenzione, qualcosa. Attenzione, ti ho rotto la faccia. Sì. Mentre per Cody, chi entrerà? Cioè, ci sarà qualcuno in suo aiuto? No, non credo. Ci sarà Sami Zayn, potrebbe interferire? Però ma non credo, anche non lui penso abbia un match. In teoria lui, se non sbaglio, è con Kevin Owens per il titolo di coppia contro gli Usos. Ecco, quindi... Attenzione, raga. Questa è una mossa finale. Quindi ognuno avrà il suo momento a WrestleMania. Mamma mia. La rock bottom. Mi si è buggato il... Okay. Avevo sgomberato il tavolo per me, non per te. Lo dice. Questo non è sangue, è ketchup. Michael Cole è sempre sbalordito. Michael Cole è ormai... Aia. Riprendiamoci quello che è nostro.
Si risiedono. Il tavolo. Si risiedono. C'è anche l'altro, non per dire. Se volete. Ma adesso glielo butto giù. È stata. Non me la fa parare questa mossa, però. Sono messo male, te lo posso dire? C'è un po' rosso, red passion. Cioè, mi stai schienando. Se vuoi esco. No, tranquillo, non c'è bisogno. Va bene. Però ti volevo aprire un attimino. Ma perché mi devi copiare? Allora, fammi vedere cosa abbiamo qua. Una sedia. Dammi una sedia, va. Beccatela in testa, cazzo. Vaffanculo. Allora, ti dico, arbitro, vieni qua. No. Oddio, raga. È stupendo, cazzo. Stiamo facendo un match Fall Counts Anywhere. E raga, no, non, c'è, non ci sono non limiti. Sono non c'è squalifica. Non c'è. No, no, vabbè, tu hai imparato. Vabbè. No, vabbè. Aia, mi sento male. Coglione. Aia. Vaffanculo. L'arbitro si è ripreso abbastanza in fretta. Mi sa che si merita una bella spear. No. Oddio. Io non mi arrendo. Nella sedia te l'ho fatta questa. Sì. Il match torna sul ring. Perché. Sto subendo. Non no, no. C'è Roman che ha una mossa per te. Ce l'ha una bella mossa. Una bella mossicina ce l'ha. Bam! Questa. Royal Rumble. Fuori. Invece no. Epa! Oh mio Dio! No! No! Mi dispiace per Bacco. Ma sei. Fuori di testa, ma. Ma diverso da loro. Ma diverso da loro? No, vabbè, la Cody Scatter. Ribaltiamo il risultato: 1-2. Ma poi era uscito! Campione del mondo! Era uscito! Campione del mondo! Dai, era uscito! Ti posso dire una cosa? Fai cagare. Dai, era uscito! Te l'ho soffiata così, è stato semplicissimo. Ma dov'era Paul Heyman? A casa, un classico. Vado, raga. Raga, niente, questo era il nostro pronostico del main event di WrestleMania 39. Il vincitore sarà Cody. Per noi il vincitore sarà Cody Rhodes. Una giovane promessa, giovane neanche tanto, non so quanti anni ha. Non lo so, ma solo a trentina, secondo me. Fateci sapere nei commenti sotto al video chi vincerà secondo voi il titolo. E se vincerà, perché? Se vincerà, perché? Anche la motivazione vogliamo. Chi vincerà il titolo WWE Undisputed Championship? Nulla ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Ciao. Buona serata e buon WrestleMania 39. Ciao. Are you ready? Out to the masters.